Dunque, per questi ultimi tre quarti d'ora li vorrei dedicare a questo esercizio perché so che ha generato molte discussioni in laboratorio con gli esercizi eccetera, no? Con le varie, soprattutto forse soprattutto sulla parte di modello concettuale. Allora, io non sto ovviamente a risolverlo da zero, non abbiamo il tempo, anche perché adesso vi farò vedere degli scorci della soluzione che pubblicheremo, mi sembra che sia, non ci sia ancora questa, sia solo quella precedente. Ah. Come sempre noi tendiamo ad aspettare un paio di settimane prima di pubblicare la soluzione in modo da permettervi di provarci, discutere, chiederci, eccetera. No? Allora, questo era un pochino più complesso, non perché fosse più difficile, ma perché era raccontato in modo diverso. Perché era raccontato facendo riferimento a delle, se vogliamo, dei fatti reali, dei moduli effettivi, delle procedure che abbiamo preso, copiato e incollato dalla descrizione che c'era sul sito, e non era un testo, no, preconfezionato come quelli delle esercitazioni precedenti. E quindi richiede un approccio un pochino più, diciamo così, ragionato, laterale, non vado a trovare la frasetta che mi serve per sapere qual è la classe che devo inserire. Ok? Quindi dobbiamo abituarci a farci le domande giuste, come sempre. Che cos'è un concetto, che cos'è un'entità, che cos'è una relazione? No? E poi dopo, quali sono le attività, quali sono i processi, più avanti ancora, andremo a riprendere per questo, ovviamente, i casi d'uso, eccetera, eccetera. Io partirei magari, se volete, anziché farvi vedere e commentare la soluzione, che secondo me serve a meno, possiamo fare, ma dalle vostre domande. Così proviamo a commentare i singoli aspetti che nel vostro, diciamo, lavoro avete trovato più problematici. E così ci concentriamo su questi, non stiamo a leggere il testo perché lo conosciamo tutti. Allora, magari partiamo dal modello concettuale. Ditemi voi quali sono dei dubbi vostri che avete avuto nel costruire il modello concettuale. Raccolgo due o tre dubbi e poi cerco, così scelgo l'ordine con cui rispondere. Mi ci vuole un attimo per tornare indietro di due settimane con la memoria, va bene. Allora, lui si pone il problema del numero civico, di dove metterlo, dove farlo finire. Poi, altri dubbi? Quindi l'unico problema di questo esercizio era il numero civico? Forza che non mordo, dai! Ok. Qui è la relazione che ci potrebbe essere tra l'utente, diciamo chi deve registrare il mezzo, e il mezzo proprio. Cioè se io posso registrare un mezzo o più mezzi. Ok. Questo non mi pare che fosse, più facile rispondere perché non mi pare che fosse scritto. E quindi in realtà direi che può essere 1n la relazione. Quindi io posso registrare più veicoli.
in realtà la registrazione è del veicolo, no? E poi l'utente è un'informazione all'altra del veicolo. Bisognerebbe vedere bene, perché vedi che c'è quel campo in cui dici nessun componente del nucleo familiare ha fatto la stessa domanda. Quindi allora io mi potrei chiedere, ma io stesso sono un componente del mio nucleo familiare, quindi non potrei aver già fatto una domanda e farne una seconda. È l'unico indizio che mi fa dire magari una relazione 1-1 anziché 1-n. Però quando dice io magari non sono il proprietario del veicolo ma ce l'ho in leasing, bisogna vedere qual è. Questa è la tipica cosa in cui, diciamo così, col minimo di informazione uno può dare il massimo di flessibilità, cioè non sapendo altro posso permetterlo. Però dovrei approfondire per capire se è possibile che la stessa persona fisica magari lo registra per un altro nucleo familiare, il proprietario di un'auto, capire qual è la regola. Però questo è più un problema di, se vogliamo, di regole di business che non conosciamo e quindi non sappiamo come modellarle. Allora, una delle. Mi faccio io una domanda, poi arrivo ai numeri civici. Il modulo, sto pezzo di carta qua, è una classe o no? Abbiamo una classe modulo? No. Ok, siamo d'accordo tutti. Il modulo non è altro che un supporto fisico per rappresentare informazioni relative a una richiesta. Quindi non è che c'è richiesta scritta su modulo o modulo contiene campi, eccetera. Noi non stiamo facendo un database per gestire uno schedario di queste informazioni qua, per cui stiamo chiedendoci quali sono le informazioni che sono rilevanti, e le informazioni, andiamo a leggere cosa diceva il testo. Il testo diceva: le informazioni trattate durante il processo possono essere desunte dal modulo riportato a fondo pagina. Desunte vuol dire che ci devi mettere il cervello in mezzo per dedurle, no? Nel senso che il modulo è uno strumento, ma questo strumento alla fine mescola informazioni che sono relative a concetti diversi. Mescola informazioni che sono relative al richiedente, informazioni che sono relative al veicolo, dov'è la targa, e informazioni, eccola qua sotto, la targa, informazioni che sono relative al veicolo e informazioni sulla relazione tra proprietario e veicolo, che sono queste caselle qui, tra cui l'utente deve selezionare qual è la condizione nella quale ricade. E in realtà poi ci sono delle cose in più che nel modulo non ci sono, tipo tutto il problema degli indirizzi. Nel modulo tu dici residente in via numero. Poi questo in qualche modo deve essere, questa è l'informazione che viene raccolta, se vogliamo, a livello di interazione con l'utente. Poi questa informazione in realtà va poi codificata in un modo più complesso perché noi abbiamo bisogno di tutto il mapping sulla circoscrizione. E quindi andare a capire quell'indirizzo lì a che cosa corrisponde, quindi non andrò a salvarlo come dato grezzo. Quindi in realtà il modulo, come se uno avesse 5-6 moduli diversi con cui lavora, ogni modulo ha parte delle informazioni di una o più entità. Ok? Quindi non la rappresentiamo esplicitamente. Al massimo potremmo rappresentare esplicitamente, qui non ce l'abbiamo da nessuna parte, però se ce l'avessimo o se lo possiamo immaginare, potremmo immaginare un'entità richiesta. La richiesta numero 2306 presentata il giorno tal dei tali. E questa richiesta avrà un richiedente, avrà un veicolo e avrà delle condizioni, che sono relazioni o attributi della richiesta stessa. Ma non cadiamo nell'errore di dire, poiché il modulo ha questi campi, gli attributi devono essere questi.
Ok, quindi questo era, se vogliamo, il primo punto. Poi la difficoltà che c'era qui, era quella, a livello di modello concettuale, era quella di rappresentare i tratti di vie. Allora qua dice, GTT mantiene una mappa delle sottozone della zona su strisce blu. L'italiano non è il massimo. Ogni sottozona è caratterizzata da un costo orario ed è definita da un insieme di tratti di vie identificabile tramite un intervallo di numeri civici. Quindi, in base alla mappa, è possibile associare l'indirizzo del residente ad una delle sottozone. Ok? Quindi noi abbiamo due informazioni diverse. Una è, ci dice che esistono delle sottozone. E queste sottozone sono composte da un insieme di tratti di via. Di intervalli, di numeri civici relativi ad alcune vie. Poi ciascuna sottozona avrà un costo orario, ma questo è facile. È un numerino che appiccica la sottozona. Poi, dall'altra parte abbiamo l'utente che è residente a un determinato indirizzo. Sulla base di quell'indirizzo posso dedurre in modo univoco, possibilmente, qual è la sottozona in cui abita e quindi quale tariffa applicare. Però devo avere la possibilità di mappare esplicitamente dei concetti come la via e il numero civico. Sono importanti. Mentre nella maggior parte delle applicazioni l'indirizzo lo gestiamo come campo di testo libero, un attributo e basta, e qui no. Non possiamo pensare che chi ha costruito le sottozone abbia scritto Corso Vittorio Emanuele e invece chi riempie il modulo scriva Corso Vittorio e non riesco a mettere in collegamento le due, perché sono due stringhe diverse. No? Ricordiamoci sempre che noi dobbiamo evitare, quando progettiamo un modello concettuale, di dire a un certo punto, ah, ma queste due cose sono, si corrispondono, sono uguali, perché c'è questo attributo che è uguale valore. Quella è una trappola in cui si cade. No? Se fate così, prima o poi ci cadete nel tombino. Perché ci sarà sempre la condizione in cui quei due attributi. Allora, non basate informazioni concettuali sull'identità di attributi. Gli attributi sono attributi, cose in più che si aggiungono. Okay? Ma invece il collegamento tra l'entità e il fatto che lui abiti, quell'utente abiti in una certa sottozona, è un'informazione che deve essere esplicita. Non per il fatto che. E quindi anche il fatto che una zona sia composta da certe vie e l'utente abiti in certe vie mi fa dire che io devo avere l'elenco preciso delle vie. Ok? Allora, non vado a farvi vedere la soluzione che avrete, ne faccio un altro pezzettino. Vuol dire che io dovrò avere sicuramente delle classi che sono la sottozona. Partiamo dall'informazione statica. E delle vie. Da cosa è caratterizzata una via? Dal tipo, volendo, e dal nome. Cioè, il tipo può essere via, corso, piazza, largo, vicolo. E poi c'è il nome, che è quello che ti permette di distinguere piazza Vittorio da corso Vittorio. Oppure lo metti come parte del nome, ma in realtà è proprio separato. Il tipo toponomastico, anziché stringa possiamo anche mettere tipo via, che è una classe
per ricordarci che in realtà è un insieme di valori ben definito. E poi c'è il nome. E poi la sottozona, ciascuna avrà un suo identificativo, avrà un suo codice, no, questo A1, A3, A4, A6, che sono i codici delle sottozone, e poi devo avere le informazioni sulla composizione delle sottozone. Cosa posso dire? Posso dire che la sottozona è composta da un insieme di vie, o meglio, da una porzione di insieme di vie. Scusate, da un insieme di porzioni di via. Quindi la sottozona è, composta da un insieme di più vie caratterizzate da intervalli diversi di numeri civici. Quindi avrei il numero iniziale e il numero finale. Ovviamente una sottozona è composta, può essere composta da molte vie, anzi da molti intervalli di via, e ogni via può appartenere anche a più di una sottozona. Questa è la modellazione più semplice. Allora, questa modellazione ha due limitazioni, o due semplificazioni. Una banale, l'altra un pochino più concettuale. Quella banale è, in realtà sono due sotto dettagli. La prima, proprio la più banale di tutte, è che non sempre il numero civico è un intero. Numero 37A, 42B, 3bis o cose del genere. Ma vabbè. Il problema è che non essendo interi non è così ovvio l'ordinamento, dal più piccolo al più grande. Però questo, se vogliamo, è proprio un dettaglio su cui possiamo far finta di sorvolare. L'altro problema, sempre dello stesso tipo, della natura del numero civico, è che non mi piace tanto mettere numero iniziale e numero finale, perché i numeri sul lato destro e sul lato sinistro, cioè i pari e i dispari, possono viaggiare a velocità molto diverse. Per cui quando una via entra in una zona, io sul lato pari posso avere il 28, sul lato dispari potrei avere il 116, perché magari sul lato pari c'erano dei grandi edifici, eccetera, che hanno occupato molto spazio ma hanno fatto andare avanti pochi numeri civici, mentre a sinistra c'erano tante casette piccole, negozietti, e quindi i numeri civici sono andati avanti veloci. Quindi quando taglio una via, dico da qui in avanti, dovrei dare il numero minimo iniziale e finale sul lato pari, separatamente da quello sul lato dispari. Chiaro? Perché magari il 30 è già dopo, se sono arrivato fino al 28, ma dall'altra parte il 31, 35, 37, 39, che sono maggiori di 30, sono ancora molto prima del punto di taglio. Non c'è nessuna regola che dica che i numeri, dicono che dove la via parte comincia dall'1 da un lato o dal 2 dall'altra, con l'1 da un lato o col 2 dall'altra, anche se non è vero, perché c'è una via, almeno una l'ho vista, che comincia con lo 0. Corso Raffaello, comincia con lo 0, non chiedetemi perché. Anziché col 2. Però normalmente cominciamo con l'1 di qua e col 2 di là. Però poi la velocità con cui i numeri progrediscono dipende da come è fatta quella via. Okay?
Però se vogliamo sono dettagli, voler dire che questi qua non sono int, sono stringhe, per confrontare queste stringhe ci vorrà un algoritmino un pochino più sofisticato e magari anziché fare numero iniziale, fare numero pari iniziale, numero pari finale, e numero dispari iniziale, numero dispari finale. Quindi se lo vogliamo complicare, bello il nome di questo file, numero pari iniziale e lo metto come stringa, quindi avrò un numero pari finale sempre come stringa, anche se mi mette un po' a disagio chiamare pari una stringa, ma sappiamo di cosa stiamo parlando, numero dispari iniziale e questo abbiamo risolto i problemini, quelli che ho chiamato banali. Sì. Attributo di chi? Non vi è numero? E allora però, allora lei dice, volevo fare una sottoclasse, non una sottoclasse via, ma una classe indirizzo. Via e numero. Ecco, le istanze di queste chi sono? Tutti. Tutti i possibili indirizzi di tutta la città. Sì, che quindi sul database ho di tutta la città. Quindi avrò un'istanza che è Corso Vittorio Emanuele 1, Corso Vittorio Emanuele 3, Corso Vittorio Emanuele 4, 5, eccetera, eccetera. E li ho tutti. Allora, questo andrebbe bene se io avessi un'assegnazione molto più a macchia di leopardo delle sottozone. Perché a quel punto capisci che io ho tutte le porte, ok? Tutte le porte, cancelletti, eccetera, di tutta la città. Ciascuno di quelli lo devo mappare su una sottozona. Ok? Allora avrei un mapping arbitrario tra tutte le sottozone e ogni singola porta, ogni singolo civico, ogni singolo indirizzo. Che non è il modello che abbiamo noi. Il modello che abbiamo noi è di intervalli di vie, quello che ci viene descritto. Per cui a un certo punto, a parte che gestire quel modello lì richiede una manutenzione mostruosa, perché tutte le volte che Tizio apre il negozio, separa, allora fa l'ingresso A, l'ingresso B, modifica i numeri civici, devi andare a modificare il tuo database e decidere quel numero, intercettare che il numero è cambiato e decidere dov'è. Queste sono informazioni che sono pesantissime da raccogliere. E poi però più che altro mi dà la possibilità di dire che io sono nella sottozona 1 e il mio vicino di casa è nella sottozona 2 e quello dopo ancora di nuovo nella sottozona 1, cioè, no? Perché dice che ogni indirizzo è in una certa sottozona e non c'è vincolo sul fatto che segmenti di strada adiacenti appartengono alla stessa sottozona. Quindi concettualmente rappresenta una cosa diversa, oltre al problema di gestione. No, la cosa invece concettuale è, volevo ragionare sulle cardinalità di questa cosa qui. Ma questa cardinalità vuol dire che una sottozona può essere composta da tante vie. E di ciascuna di queste vie può avere un intervallo di numeri civici. Sapete che cosa non è possibile fare con questo modello? È dire che una sottozona è composta da, supponiamo, Corso Francia dall'1 al 20 e poi da Corso Francia dal 40 al 50. No? Perché ogni istanza di relazione è tra una coppia di istanze di entità. Quindi io ho sottozona C, Corso Francia. Quella coppia lì, sottozona C, Corso Francia, non ce la posso avere un'altra volta in questo modello. Non può esserci. Una relazione è una tra due punti, tra due istanze. O c'è o non c'è. Se c'è, abbiamo associato dei numeri. Ok? Questi numeri però li associamo una volta sola.
Quindi, questo modello va bene purché, una determinata sottozona sia fatta da vie tutte diverse e non ci sia mai due volte la stessa via, o detto in modo diverso, non si debbano mai considerare due intervalli di numeri disgiunti sulla stessa via. Avviene o no? Beh, penso di sì. Se le sottozone sono disegnate così e non ho vie che escono e rientrano senza cambiare nome, non dovrebbe mai succedere. C'è al massimo una via che la taglia in diagonale, a parte che le Torino e le vie in diagonale sono poche, ma... Allora, se la taglia in diagonale così... questo è un problema. No, ho C4, questa cos'è? Una 1, un segmento che è 1, poi un segmento che è 4, poi un segmento che è C1. Mi frega questo pezzettino qua che sembra essere di nuovo 1, forse. Però se già fosse così, da qui a qui, ho un primo segmento di linea, di via, che è nella zona A4, poi un segmento intermedio che è nella zona blu, quella 1,50 e mi va bene, e poi un altro segmento che è di nuovo, della stessa via, che è di nuovo in una sottozona che avevo già in precedenza. Quindi dovrei inserire due volte la stessa coppia, zona via, con due intervalli civici diversi. Però ciò che mi dà l'univocità non è il numero civico, ma è la coppia zona via. È chiaro il problema? Come si risolve? Nel caso in cui ci serva risolverlo, passando da una classe intermedia anziché a una relazione con classe associata. Cioè io devo dire: guarda che C corso Francia primo tratto e C corso Francia secondo tratto sono due assegnazioni diverse, che hanno ciascuna una sua identità. Allora in quel caso posso rappresentarlo come sottozona, togliti dai piedi caro, opla. Via, ce l'ho sempre ovviamente, e poi mi creo una classe esplicita, praticamente priva di attributi, o associazione, chiamiamola così, composizione zona, così è più chiaro cosa fa, che mi materializza la relazione. E questa può avere gli attributi di composta, per carità. Chissà se riesco a fare copia e incolla di brutto così. Copia. Che bello. Lo fa. E la regola qual è? La regola è che ovviamente, essendo questa una classe per gestire una relazione, le cardinalità uscenti sono sempre 1. Cioè quella qui e qui sono sempre 1. Perché questa regola di composizione è relativa a questa specifica sottozona su questa specifica via. E quindi sono qua e qua. Mentre le cardinalità su questi due lati devono essere le stesse che vedevo dalla classe via. Quindi qui dalla classe via vedo un 1 asterisco, qui dalla classe via devo vedere su questo lato qua della relazione un asterisco. Poi dalla classe sottozona vedevo un 1 asterisco come cardinalità dall'altro lato, quindi dalla classe sottozona che ho qua sotto dovrò vedere su questo lato qui un asterisco. Quindi questa qui è uguale a questa. Questa invece è uguale a questa. In questo caso sono anche uguali tra di loro, ma...
Allora è quasi uguale questo modello a quello di sopra, tranne per il fatto che se io voglio mettere tre volte Corso Francia avrò tre composizioni diverse che puntano tutte e tre da un lato alla zona C e dall'altro lato alla Corso Francia. E avranno intervalli di numeri diversi. È una finezza, eh? Nel senso che sono andato a cercare il pelo nell'uovo del fatto che questa potesse funzionare o no. Questo è il fatto che in un modello relazionale non posso avere entità ripetute, non posso avere chiavi ripetute o combinazioni di chiavi come in questo caso ripetute. Parlando la lingua di database, qui devo fare una tabella che abbia una chiave, una tabella intermedia per gestire la relazione molti a molti, che abbia un campo chiave doppio, una doppia chiave esterna. La chiave primaria è data dalla composizione delle due chiavi esterne. Le chiavi esterne sono codice sottozona e codice via, che avrà anche un codice univoco, questa via, un numero o qualcosa del genere, un codice interno che non ci interessa vedere. E però in questa tabella che sto creando qua non posso avere due volte la ripetizione della uguale della stessa coppia di valori, mentre questo avrà una sua chiave, la composizione avrà una sua chiave e quindi avrà la chiave della composizione e la chiave esterna sottozona, chiave esterna via, che però a questo punto non sono più parte della chiave primaria e quindi è possibile ripeterle. Questo per quanto riguarda la parte statica del modello, cioè il database delle zone. E invece i residenti? Beh, a questo punto il residente è facile, nel senso che lo faccio qua sotto, prendiamo ovviamente la parte di sotto che è quella più completa. Lo chiamiamo utente, come si chiamava nel testo questo signore qua? Cliente? Cittadino, cittadino. Il cittadino è residente ovviamente in un certo numero civico di una certa via. Quindi la cosa più facile è farlo residente nella via. E poi voi mi chiedete, e il numero civico dove lo metto? E chi se frega vi piace come risposta? Nel senso che qui ho una relazione univoca. Ovviamente in quella via potrò avere molti cittadini, ma un determinato cittadino abita in una via sola. Allora, il fatto che io il numero civico, lo inserisca qua, okay. Oppure che faccio una classe, un association class, ah, scusate, questa relazione qua prima si chiamava residente, quest'altra la chiamo residente bis, e invece metta qua il numero civico. È del tutto, non è del tutto equivalente, per carità, dal punto di vista concettuale potremmo metterci a fare le pippe. Ma nella pratica, poiché c'è un 1 qua, e anche qua c'è un 1 ovviamente, sono due alternative, due ragionamenti diversi che potete fare, no? Cittadino residente in via e il cittadino ha il numero civico. Cittadino residente in via e il numero civico è una proprietà della relazione. Allora, dal punto di vista concettuale mi piace di più questa, è più pulita, perché il numero civico non ce l'ho io in pancia, ma ce l'ha il fatto che io abito in quella via. Dove abito in quella via? Ah, il fatto di abitare in quella via ti dà quel numero civico. In realtà, essendoci un 1, significa che poi a livello di database, voi cosa avete qua dentro? Dentro l'entità cittadino
vi mettete una chiave esterna via. Fosse un NN, avete una relazione, una classe esterna per gestire la relazione, quindi fa la differenza dove mettete un attributo. Ma in un caso di questo genere, dentro cittadino ci metto una chiave esterna via e ovviamente tutti gli attributi della relazione me li porto dentro cittadino. Quindi alla fine, a livello pratico, sono la stessa cosa. Cioè, quando ho una relazione che termina in modo univoco dall'altro capo, è equivalente, se non magari è più chiaro così, è concettualmente più corretto così, ma semanticamente è equivalente avere un attributo nel cittadino o in una relazione che è obbligatoria univoca. Lo metto qui, è più chiaro perché è relativo al fatto che è residente, ma potrei avere altri, poi ho altri attributi che non c'entrano niente e quindi non si inquinano a vicenda. Però sono quelle cose che sono veramente... Si gioca più sulla chiarezza del diagramma che non sul significato, perché il significato è equivalente. Perché? Perché c'è un 1. Okay? Perché comunque questo numero, essendo associato a una relazione che è univoca per quel cittadino, anche questo numero è univoco per quel cittadino. E quindi è equivalente ad averlo dentro il cittadino. È questa, fammi vedere. Non è questa. Questa soluzione che verrà data, residente risiede in via, quindi è fatto con la classe esterna, il numero civico messo qua, questa è la soluzione che metteremo online, ma il ragionamento è lo stesso. Altri dubbi? Almeno. Ditemi se vi ho chiarito questo e poi ditemi se ne avete degli altri. Va bene? Ricordate sempre, quando avete dei dubbi, sempre di farvi degli esempi. Cioè, qui c'è scritto sotto zona, prendete una carta e fate tre puntini, e sono tre sottozone diverse, e scrivete gli attributi a fianco. E idem per la via, idem per... Cioè, non c'è niente... E quando vi accorgete, quando cercate di costruire le istanze, e vi accorgete che non sapete cosa scriverci dentro... nelle istanze delle classi o nelle relazioni, vuol dire che avete sbagliato qualcosa. Non fate mai un lavoro troppo sintattico. Ah, ma qui c'è scritto gli uffici stampano la ricevuta. Allora, classe ufficio, classe ricevuta, stampare. No, che come succede purtroppo per automatismo troppe volte. In quel caso non c'entrava niente. No, è un'azione di processo, ma non dava nessuna informazione. Così come le classi che hanno un'istanza sola, chiediamoci se abbiano senso. Classe città, qui parliamo di Torino, classe GTT, è il contesto, è il nome del sistema informativo quello. Ok, quindi dobbiamo essere in grado di, per le classi che definiamo,
di fare degli esempi. Se mi chiedono dammene 5 di quelle, e devo fare degli esempi di 5 diverse, con degli attributi diversi, e far vedere come si legano alle istanze delle altre classi con cui ho disegnato relazioni, e che valori do degli attributi. Questo è, se vogliamo, un aiuto che potete avere quando avete dei dubbi su come fare le cose. Va bene. Allora, se questo era il dubbio principale, direi che oggi possiamo chiudere così. E ci vediamo mercoledì prossimo.